allenatrice di Unione Volley Montecchio Maggiore, questa sera prima vittoria, una sì. bella grande vittoria. Sì, finalmente siamo riuscite a sbloccarci da questa serie negativa e era ora e sicuramente è una vittoria frutto del lavoro avvenuto durante queste settimane in palestra. Siamo contente, siamo felicissime che siamo riuscite a esprimere finalmente il nostro gioco, del quale siamo sempre state, diciamo, capaci, ma dovevamo prendere solo fiducia in quello che sono i nostri mezzi. Una partita che è stata tiratissima, tutti e tre i set comunque si sono, tranne l'ultimo, però voglio dire, sono andati tutti ai vantaggi. Ti aspettavi, ovviamente voi avevate fame di punti, di vittoria, ti aspettavi una Cutrofiano così oppure qualcosa di diverso? Sì, sicuramente sì, sapevamo che era una squadra ostica, una squadra comunque anche che è atleta di un certo, fisicamente di un certo livello, come l'opposto, e poi dopo, insomma, avendo anche avuto esperienze nel girone meridionale, insomma, le squadre del sud hanno sempre quella che loro chiamano cazzimma, che non è mai facile da contrastare. Bene, senti, ora questa sera finisce il girone di andata, già domenica prossima girone di ritorno. Esatto. Ovviamente proseguiamo su questa strada. Sì, dai, speriamo di proseguire la striscia positiva iniziata stasera, incontreremo Marsala e speriamo di rifarci del 3-2 dell'andata, insomma, anche, che ce l'abbiamo ancora un po'. E anche a voi del nord tanta cazzimma. Cazzimma, esatto. Ciao, grazie. Grazie mille, ciao a tutti.